Un pari utile solo in parte per la classifica e che non cambia una prestazione complessiva per effetto anche di alcune scelte iniziali totalmente da rivedere. Il Teramo firma il 2-2 nel finale contro la Feralpi Salò, risultato che lascia i biancorossi in zona play-out, girando al termine del girone di andata a quota 18 punti in classifica. Al termine della gara Zauli non parlerà di un caso Sansovini. Chiaro che però qualcosa è cambiato se l'attaccante del Pescara, prima titolare inamovibile, parte adesso per la seconda volta consecutiva dalla panchina, aprendo di fatto scenari per il prossimo mercato. Non solo, al suo posto Zauli preferisce Di Paolo Antonio, chiamando Boulevardi a fare di fatto il trequartista. 3 minuti e la Feralpi è avanti. Dagli sviluppi di un angolo Romero coglie il palo, ma a raccogliere il pallone poi, pronto, c'è Ranellucci. Al rientro che beffa Rossi. Il portiere del Teramo sarà protagonista del primo tempo. Rossi sarà protagonista, ma questa volta in negativo, sul raddoppio della Feralpi, quando sbaglia il rinvio mettendo di fatto in moto Settembrini, atterrato poi in area da Sales. A trasformare dal dischetto ci pensa Guerra. Il Teramo è soprattutto Di Paolo Antonio, che firma il momentaneo pari dei biancorossi da calcio di punizione, che lo stesso giocatore è bravo a conquistarsi. La traiettoria bassa beffa Livieri, che non può fare nulla per evitare il pareggio del Teramo. Dopo il raddoppio della Feralpi è ancora Di Paolo Antonio a cercare la via dalla porta, ma Livieri sul suo tiro a giro di destro compie un grande intervento. Zauli allora cambia, inserendo Carcalis e Sansovini al posto di Peterman e Boulevardi. Non cambierà invece il Teramo, che farà un'estrema fatica a costruire azioni degne di nota. Ci prova Croce dalla distanza senza esito, dopo essere riuscito ad intercettare un pallone dalla difesa. La gara cambia nel finale. Prima ci sono le proteste biancorosse per un presunto tocco di mano in aria non ravvisato dal direttore di gara. Quando tutto sembra perduto, Croce mette in rete un tiro al volo di Sansovini ribattuto. Per il Teramo è un pareggio che muove la classifica, ma che non cambierà alcune considerazioni sulla solita prestazione casalinga della squadra. Venerdì si torna già in campo per ospitare Lumezzane nella prima giornata di ritorno. Il cambio di passo ora non si può più rinviare. Preferisco una squadra, secondo me, io a Marco Sansovini, tanto è lì il punto, a Marco Sansovini l'aggressività che chiedo alle mie punte a 37 anni non gliela posso chiedere, ha tantissime altre qualità. Preferisco una squadra, soprattutto inizialmente, partire con gente di molta gamba che possa aggredire la difesa avversaria. Detto questo, sono consapevole che quando poi le squadre un po' si allungano o i ritmi si abbassano o la nostra squadra che nel secondo tempo ha giocato, penso, per l'80-90% nella metà campo avversaria, Marco Sansovini ci possa fare la differenza, come oggi ha fatto, perché con la sua prodezza siamo riusciti a trovare anche all'ultimo secondo però il gol del pareggio contro una squadra forte. Ecco, io penso che Di Paolo Antonio abbia caratteristiche importantissime per queste categorie: dinamismo, piede, tecnica, cuore. Io Di Paolo Antonio penso che questo Teramo non possa fare a meno di Di Paolo Antonio, e che io penso assolutamente che Di Paolo Antonio oggi il ruolo lo dico, è stato uno dei migliori in campo, quindi non vedo, e quindi dov'è il problema di Paolo Antonio se ha giocato 5 metri più qua più? E io gli dico che secondo me è stata fatta un'ottima partita contro una squadra forte, e quindi secondo me la squadra ha giocato bene, secondo tempo ha giocato nella metà campo avversaria, qualche contropiede a una squadra costruita per stare tra le prime 5-6 gliele puoi concedere. Abbiamo fatto una partita talmente penosa che comunque abbiamo preso gol su un nostro infortunio gravissimo il secondo, e su calcio d'angolo dopo 2 minuti, quindi non abbiamo preso gol su azione, quindi io tutto questo penoso, io gli aggettivi li userei un po' più in maniera equilibrata, perché io rispetto a lei qualche partita solo, e so che giocare a calcio è molto molto difficile, il campionato è molto difficile, le squadre avversarie sono molto dure, ci è capitato di andare 2 volte immeritatamente, perché non è che la Feralpi Salò ci avesse schiacciato in una metà campo, 2 volte, arriviamo da un periodo dove la squadra può subire psicologicamente il fatto di riandare sotto, per me la squadra ha reagito da squadra, ma io voglio dire, a prescindere dalla formazione, questa squadra ha ottenuto vittorie e sconfitte, a prescindere chi entra in campo, cioè non mi aspettavo queste domande, ma non sono sereno, perché le ho fatte perché sono straconvinto che questa era la scelta giusta. E io sono contento della partita di oggi, perché la squadra secondo me è stata squadra. Poi ci si condiziona dal risultato, il nostro obiettivo è diventato, perché poi nessuno ha mai fatto proclami, il sottoscritto è impossibile che l'abbia fatta anche inizialmente, è diventato quello di evitare i play-out, primo grande obiettivo di questa squadra. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che non subiva mai gol,
ha sempre perso 1-0, ha perso le ultime partite con Pordenone, Reggiana, squadra costruita per vincere. Siamo andati due volte, secondo me, immeritatamente sotto, senza subire nessun tipo di assedio. La squadra non ha mai subito grandissimi contropiedi, se non gli ultimi 20 minuti, dove abbiamo concesso qualche ripartenza a loro, ma era plausibile, stavamo sotto. E la squadra ha lottato col cuore fino alla fine e è stata premiata.